Amici di Vita di Cesana, buongiorno, sono Jacopo Mosca, corridore della Piris Vigevano. Siamo qui per analizzare insieme la 18ª tappa del Giro d'Italia 2016, dalla Brianza al Pinarolese, da Muggiò a Pinarolo. Sarà la tappa più lunga del Giro d'Italia. Da qui la corsa si dirigerà verso Gioveno. La strada comincerà a salire, prima lievemente, poi si affronterà la colletta di Cumiana, una breve salita, ma comunque impegnativa, con rampe, soprattutto all'inizio, molto difficili. Qui siamo a Gioveno. Dopo un breve tratto in falso piano, si attraverserà la città e da qui comincerà la lotta per prendere nelle posizioni migliori la colletta di Cumiana. Si comincia a salire, un breve strappo di circa 2 km. Le pendenze sono intorno al 10%. Non è una vera e propria salita, ma saranno tutte fatiche che si faranno sentire. A inizio gli ultimi 500 metri, le pendenze sono di nuovo oltre il 10% e subito in cima inizia la discesa. Bisognerà prenderla nelle prime posizioni, perché in discesa può sempre succedere di tutto. Ed eccoci giunti a Pinarolo per gli ultimi 30 km della tappa, con le parti più interessanti: la doppia scalata a San Maurizio e la Côte di Pramartino. Dopo il primo passaggio a San Maurizio, un breve strappo ma molto impegnativo, comincia la fase finale della corsa. Lo strappo è duro, la discesa è tecnica, un'ultima curva molto impegnativa. Bisognerà prendere lo strappo davanti, affrontare la discesa, perché da qui, meno di 3 km, inizierà la Côte di Pramartino, dove si deciderà la corsa. Andiamo a conoscerla! Qui inizia la Côte di Pramartino. È una salita dura, sono circa 4 km. Nel primo tratto le pendenze sfiorano il 20%. Un breve tratto di respiro e la strada tornerà a salire dura, di nuovo il 20%. Qui le pendenze sono veramente dure. Siamo vicini al 20%, siamo all'inizio della salita, ma è qua che si comincerà a uscire allo scoperto, inizierà la bagarre. È una salita tutt'altro che regolare, va su a strappi, ci sono tratti molto duri e brevi tratti in cui spiana, è difficile trovare il ritmo giusto, dopo tutti i chilometri fatti anche un piccolo cambio di ritmo sarà decisivo. E ricordiamoci che siamo alla fine del Giro d'Italia, la 18ª tappa. Avranno già 17 lunghe giornate nelle gambe e siamo alla vigilia di due tapponi decisivi. Abbiamo affrontato circa 1,5 km di salita. Qua un breve tratto di respiro. Potrebbero già esserci degli affondi. Nelle scorse edizioni del Giro d'Italia, in cui la corsa è transitata di qua, si passava in senso contrario. Si vede la salita, la discesa che affronteremo tra poco è comunque molto tecnica. Qui la strada era larga, nell'altro versante si incontrerà la strada stretta, molte curve cieche, sarà importante conoscerla.
Mancano 1000 metri al Gran Premio della Montagna. È un trotto impegnativo. Siamo nel boschetto. Curve e controcurve. E le pendenze sono sempre oltre il 10%. Le gambe fanno veramente male in questi pezzi. Soprattutto dopo 220 km. Qua scoppierà la corsa. Meno di 500 metri alla vetta. Ancora un piccolo tratto di respiro, ma ormai la fatica è tanta. Ecco dove inizierà la discesa. Saranno circa 6 km molto tecnici. La strada è stretta. Siamo in mezzo a un bosco. In caso di maltempo potrebbero esserci dei pericoli. Dopo la discesa sulla Val Chisone, dopo aver attraversato Villarperosa, Forte ed Abbadia, rieccoci a Pinerolo, pronti per affrontare lo strappo di San Maurizio, la seconda volta di quest'oggi. Lo strappo di San Maurizio che abbiamo appena fatto era l'ultima asperità della giornata. 500 metri in pavé, una difficoltà in più. Adesso si scende verso il centro di Pinerolo, verso il traguardo di questa lunga tappa. A meno di 2 km dal traguardo si passerà davanti alla cooperativa Quadrifoglio di Elvio Chiattellino, il super sponsor di questi 2 giorni rosa a Pinerolo. Si passerà in Viale Cavalieri d'Italia, davanti alle caserme, davanti alla stazione, si girerà a destra in Corso Torino, fino a giungere alla linea d'arrivo. Ed eccoci giunti al traguardo, dopo 236 km, in Corso Torino, come nelle precedenti edizioni del Giro e del Tour. Non resta che salutarvi e augurarvi buon giro a tutti, da parte mia e da Vita Diocesana Pinerolese.